Questo programma vi è offerto da La polisportiva Foul Cimini chiude il suo girone d'andata in casa con il Parioli Calcio, aspettando il recupero del 30 dicembre sul campo dell'Ottavia. Indisponibili Vincenzi e Monfreda, la PFC prova subito ad imporre la propria supremazia e dal quarto Vittorini si libera bene in area, ma viene atterrato dopo un dribbling per Julian Bosco di Ostellidio. Tutto regolare e il Parioli si salva. La gara si sblocca al 19° del primo tempo, grande verticale di Federico per Vittorini che viene atterrato in aria da Spogani. Dagli 11 metri si presenta il bomber che spiazza il portiere e fa 1-0. 18 gol in campionato per il capocannoniere del girone A di eccellenza. Al 25° Matusalem avanza e serve di Federico che smorza il suo sinistro deviato in angolo dalla difesa del Parioli. Sul corner centro di Caparros che infila in rete la sfera carambolata sul secondo palo. Raddoppio della PFC che di fatto mette la partita in ghiaccio. La reazione del Parioli arriva al 33° con un timido destro dell'ex Gianluca Nuti dopo un'azione insistita sulla sinistra. Al 35° altra grande occasione per i viterbesi con il cross di Vittorini sul secondo palo per la corrente maggese che in scivolata anticipa il portiere e mette di poco al lato. Gara gradevole perché un minuto dopo il Parioli chiama Bertolini e un buon intervento sulla girata aerea di Felici. Il secondo tempo riprende con la PFC ancora in avanti e Di Federico al quinto di destro costringe Spogani in angolo. Minuto 20 ci prova Miguel Vittorini ma il suo sinistro viene deviato in angolo dalla difesa giallonera. Alla mezz'ora il Parioli resta in 10 uomini per il rosso diretto a Forchini, reo di un fallo da tergo sul neoentrato Covarelli. Minuto 35, fallo da ultimo uomo di Gianotti su Vittorini, altre espulsioni e Parioli 9. Sul dischetto va Marinaro che fa 3-0. Nel finale la polisportiva può dilagare con le occasioni capitate sui piedi prima di Maggese e poi di Politano. La PFC chiude il girone d'andata al primo posto in attesa del recupero di Ottavia. Decimo risultato utile consecutivo della formazione di Scorsini che con 8 vittorie e 2 pareggi si fa un bel regalo di Natale. Netto, nitido. La polisportiva sicuramente al secondo tempo ha tirato un po' i remi in barca, anche infortunati, assenti, un po' di stanchezza, però insomma oggi, come avevi detto, della vigilia contava assolutamente vincere, è stato fatto bene, meglio di così non poteva andare. Sì, no, temevo molto questa partita, anche perché quando c'è uno stop forzato come noi abbiamo dovuto fare a causa del Covid dei ragazzi dell'Ottavia, si interrompe sempre un qualcosa. È chiaro che i ragazzi sono stati bravissimi a mantenere alta la concentrazione, eravamo in difficoltà con alcuni infortunati, con alcuni acciaccati, con alcuni debilitati, però i ragazzi sono stati splendidi nell'affrontare una partita con grande determinazione e concentrazione e penso che il risultato è un risultato netto ed giusto. Vittoria dedicata a Filosa, ecco, il mio pensiero in questo momento mentre parlavo va a Filo, lo abbraccio io, tutti i suoi compagni, tutta la società, gli stiamo vicini col cuore,
Penso che speriamo che tra poco ci arrivano buone notizie, è stato portato via dall'ambulanza, quindi spero che a breve abbiamo notizie positive. Siamo felicissimi perché ad oggi siamo primi in classifica, nonostante il Pomezia non ha giocato, ma nonostante anche noi abbiamo una gara da giocare ancora da recuperare, una gara sub giudice, quindi potenzialmente siamo primi in classifica con altri 6 punti sulla carta. Natale in vetta, ma c'è da fare anche i capodanni in vetta, non si può staccare la spinta. Assolutissimamente, abbiamo il recupero del 30 dicembre, si giocherà anche Civitavecchia-Pomezia e quindi è chiaro che anche per il capodanno ci sarà una classifica più definita ma non definitiva, perché poi c'è il famoso 0-3 sulla carta della V-Roma 3, la famosa partita con subgiudice, e quindi attendiamo con calma anche quello che sarà gli organi competenti che giudicheranno. Un 3-0 forse un po' eccessivo per quello che si è visto in campo? Ma io direi molto eccessivo. Noi sapevamo che veniamo qui a incontrare una grande squadra e sono un po' dispiaciuto per certe scelte un po' arbitrali, perché abbiamo preparato la partita in una maniera e i ragazzi ormai è finito il giro d'andata, con 3.000 euro di budget che spendiamo al mese ci hanno la consapevolezza che questa categoria la possono fare. Siamo venuti qua, abbiamo giocato a viso aperto e credo che un arbitro meno casalingo, senza nulla togliere niente ai Monti Cimini, che è una grandissima squadra e che lotterà fino all'ultimo per vincere, anzi io auguro, perché essendo noi mia moglie di queste zone, di Viterbo, noi tifiamo per questa squadra. Però oggi c'è un po' l'amaro in bocca perché il risultato è pesantissimo, certe scelte arbitrali, sul primo fallo un'espulsione rosso, sul terzo con un'altra espulsione con 5 metri di fuorigioco, certi falli fischiati un po' così, però una volta a favore, una volta contro. Senti, facciamo un bilancio, il bilancio comunque del suo pariale è positivo, no? Sì, poi sono 2 o 3 volte, anche domenica, calcio di rigore non dato incredibilmente, abbiamo sbagliato tanto noi, anche lì altre decisioni arbitrali. Questa squadra meritava 6-7 punti di più, però siccome a inizio del campionato ci davano che avevamo fatto 0 punti alla fine del giro andata, io dico che chi giocherà contro il Parioli dovrà soffrire come ha fatto i Monti Cimini oggi, che non si è certo portato a casa. Sì, era importante prima di Natale di fare un approccio come abbiamo fatto durante la settimana, che sapevamo che ogni squadra può farci male perché lottano e hanno la motivazione, perché giocano contro una delle big del campionato, e allora penso che abbiamo entrato molto bene in campo e abbiamo fatto bene, sono contento per tutti noi. Vabbè, oggi la mia ragazza era in campo, che hanno spesso giorni insieme qua, però a tutti perché sempre ho il sostegno della mia famiglia, dei miei compagni, del staff, e allora il gol l'ho fatto io, però alla fine è la squadra che condivideva questi. Il bilancio non può che non essere positivo, secondo me, anche se è facile dirlo, ma i meriti vanno suddivisi equamente fra squadra, mister, staff tecnico e società che, voglio fare un piccolo applauso in più rispetto ai tempi andati, dove c'è un'armonia pazzesca, e secondo me questo aiuta tutti perché anche nei momenti di difficoltà ci si confronta, si sviscerano i problemi, però poi dopo si lotta e si va avanti sempre per il bene comune e dalla stessa parte. Allora, io mi auguro che la partita con la V3, la procura decida il prima possibile di darci un risultato, un omologo e quindi un risultato. Sono certo che arriveranno i 2 punti in più per noi, o chiamiamoli 3 se ci togliamo quello del pareggio, ma
è scontato tutto questo. Detto questo, dobbiamo andare a Ottavia con la testa, perché adesso se siamo primi non vuol dire che siamo i più forti, siamo primi, ce lo siamo meritati, ma dobbiamo andare a Ottavia a cercare di allungare, se possibile, visto che il Trenta in concomitanza si giocherà a Civitavecchia Pomezia. Questo programma vi è stato offerto da...